Sì, Massimo, perché è passato il presidente Sebastiani che ha completato le interviste qui in Mix Zone e sorrideva con Aloy, è arrivata la firma del contratto, del rinnovo. A breve, no, no. No, non l'hai detto. No, no, niente, stiamo lavorando con i miei procuratori e speriamo che la cosa si definisce. Vuoi restare a Pescara, sì. Da parte mia c'è volontà. Da mezzala il miglior Aloy? Ma no, io ti ripeto, cioè, dove mi mette il mister gioco, mi trovo... Questa è una risposta un po' scontata. Sì, perché mi trovo bene sia da mezzala sia da play, cerco di dare sempre il massimo a questo. Sai qual è la lettura che ho provato a fare io? Dimmi se sei d'accordo, che da mezzala, quando la palla l'aveva ad esempio da Gasso questa sera o squizzato nelle altre partite, tu chiami la verticale e dalla verticale ragioni come play. Sì, sì, cerco di farmi trovare tra le linee, che mi piace lavorare in quella zona lì, e poi da lì cerco di fare un filtrante, un passaggio dentro per mandare in porto il compagno se ci riesco. Poi ti fa un colpo di tacco cuppone e mandi la palla sotto l'incrocio. Vabbè, lui ce l'ha naturale, sì, dai. Il gol. No, il tacco. No, il gol è tuo. Sì, il gol è mio, il primo tempo ci sono andato vicino, poi... E sono stato bravo lì a gestirla nel traffico e niente, sono contento del gol. Una domanda per Salvatore Aloy da studio e salutiamo anche Aloy. Beh, naturalmente la rivolge Fabio Ferraresi, che no, è stato centrocampista come faccio, Aloy. Faccio complimenti a Salvatore, chiaramente ha fatto una partita importante oggi. No, prima parlavamo di Dagasso e tu che inizi a avere qualche anno in più rispetto a lui e quindi hai più esperienza. Secondo te lui può fare una carriera simile a Pompetti? Noi l'abbiamo paragonato a Marco perché è stato qua, non so se tu te lo ricordi, lo conosci. Allora, Fabio Ferraresi, che è stato centrocampista come buonasera. Te, buonasera da parte di, chiaramente, di Salvatore Aloy. Intanto non ti ha fatto un complimento perché ha detto che tu sostanzialmente sei vecchio, perché hai più anni di Dagasso, quindi sostanzialmente a sei Pescara vecchio. Pescara già sono vecchio. Ecco, intanto, scherzi a parte, secondo te che carriera può fare da play, visto che è l'esperienza giusta per dirlo Dagasso? Oh, Daga è un giocatore che vede la giocata, sa giocare a calcio. Certo, magari ancora deve migliorare in alcune situazioni, però si comporta sia bene da play che da mezzala, mi piace. Poi ha personalità, la vuole sempre la palla, quindi secondo me se si cala più nella realtà del calciatore può ambire ad altri palcoscenici. Fabio Ferraresi lo paragonava un po' a Pompetti, non so se tu hai seguito Marco Pompetti. Sì, Marco Pompetti, sì, ho giocato parecchie volte contro, più o meno sì, dai, sono più o meno uguali, dai. Chiudiamo così, adesso ci sarà la Coppa mercoledì e poi la trasferta di Ancona in un campo caldissimo quest'anno con tanti tifosi, Perugia, seconda di campionato, il gol di Aloy e la corsa sotto la curva, un bis non sarebbe male. Certo, quando si fa gol non ci dispiace mai, quindi speriamo anche mercoledì.